Buonasera, benvenuti a tutti e più costoso ammirato bentornato a Luciano Campola. Come tutti sapete, è ordinario di filologia greca latina per l'Università di Bari, dirige la rivista Quaderni di Storia e la collana di testi di Città Antica. Penso che il lavoro dettagliato, l'opera dettagliata di Campola sia esposta alla tavolina in fondo dove sono venuti tanti libri per vedere le donne. Come io volevo dirvi che ha pubblicato numerosi libri, tra cui ricordiamo un pochino egoisticamente quelli che ha presentato Vertica. Ha pubblicato, se voi vi ricordate, Noi degli antichi nel 2003, che è stato molto importante perché spiegava il mondo contemporaneo con gli antichi per capire noi stessi e la nostra cultura. Poi La democrazia, storia di un'ideologia, nel 2004. La democrazia, un'idea straordinariamente duttile che ha balenato il corso della storia europea. E lo studioso formula una sua tesi lucida e radicale. Il Partito di Dongo nel 2005, pubblicato, e da noi nel 2006. E da un alone di mistero circonderà sempre i fatti accaduti nelle poche terribili ore convulse di Dongo. Questa indagine, che è un romanzo anche, risolve l'enigma in una storia di percorso a ritroso che ruota intorno a un bambino greco che inoltre di molta importanza. Leggere questi libri ci farà bene, sono tutti in biblioteca. Esportare la libertà attraverso analogie dai tempi dell'antica Grecia ai giorni nostri, un atto di accusa, quella contro quella torsione morale, culturale e politica che consente a uno Stato di perseguire un progetto di egemonia fregiandosi contemporaneamente, questo è chiarissimo, del titolo di Paladino della Libertà. La prima marcia su Roma, da noi nel 2007, uno degli aspetti più significativi ma meno conosciuti della storia della capitale, il retroscena dell'avvento al potere di Ottaviano Augusto, un racconto veramente molto appassionante. A leggere, per non dimenticare ancora, nel 2000 d'oro, nel 2002 il papiro di Artemidoro. Ma come fa a essere un papiro di Artemidoro? E la storia falsa. Un reperto di origine oscura, in questi libri, avvolge e scatena una polemica nel mondo degli studi. Questi libri sono in grado di documentare le contraddizioni insanabili di Artemidoro, rivelatosi un falso, e di fornire un primo profilo biografico del suo vero moderno autore, affrontando anche i problemi che si annidano negli eventi e nella ricostruzione storica dei greci e latini, dai greci e dai latini fino alle pettorali di Gramsci. Questo viaggio di Artemidoro, su cui oggi punta la nostra riflessione, è bellissimo. Luciano Campola si rivela ancora una volta un distillatore di dubbi, qualcuno l'ha definito così, un acuminato distillatore di dubbi. La sua capacità di trovare e usare carte d'archivio è insuperabile, riuscendo a far diventare la decifrazione di un papiro quasi un esercizio enigmistico, con la soluzione a fianco. La perizia del filologo manovra l'erudizione con irruenza e disinvoltura e la costringe a rimanere quello che deve essere, un'arma per la storia, la passione sfrenata per il racconto. Nel libro che sottopone oggi la nostra attenzione traccia una doppia biografia, quella di Artemidoro e quella del greco Costantino Simonides. Che cosa hanno in comune questi due personaggi? La risposta si iscrive nella ormai celebre polemica intorno al papiro di Artemidoro, documento che comparso una quindicina di anni fa restituirebbe un'importante sezione dell'opera perduta del geografo. Campola è la prima lama della squadra di studiosi che si è battuta per dimostrare che il papiro di Artemidoro è un falso moderno.
Già autore e coautore di vari libri, tesi a demolire le pretese di autenticità del documento, convinto che ormai le prove in tal senso siano inoppugnabili e sicuro di aver individuato il Simonides, l'autore della contraffazione, riorganizzando il materiale fin qui accumulato e facendo un passo in avanti. Per difendere la validità del papiro fu sollevata la foto di un conglomerato, il Convolut, che si è rivelato però molto sospetto. Un comunicato della scoperta relativa alla foto incriminata è stata fatta da Silvio Bozzi e potete vedere negli allegati che ho distribuito. Con noi Silvio Bozzi, appunto, laureato in giurisprudenza, esperto in materie criminalistiche, insegna tecniche investigative applicate presso la Mater Studium, alla Facoltà di Scienze Politiche di Bologna. Presta servizio presso il Gabinetto Interregionale per le Marche e l'Abruzzo, con la qualifica di vicequestore aggiunto. Ha della Polizia di Stato, sede di Ancona, anche autore e protagonista di trasmissioni televisive, consulente e perito presso le principali procure della Repubblica. E molte sarebbero le altre sue qualifiche. Volevo passare subito anche a Olivero Di Liberto, che anche tutti voi conoscete, nato a Cagliari, un politico, un giurista, un docente italiano, laureato in giurisprudenza e professore ordinario di diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma. È stato ministro di Grazia e Giustizia nel governo D'Alema 98-2000. Tra i suoi libri ricordiamo La Fenice Rossa, La biblioteca stregata, La scrivania di Togliatti, intervista di Fabio Giovannini, Vicino Oriente, il libro Naudi, che felicemente siamo arrivati a presentare anche noi il 2007. Il libro Naudi, appunto, come se il bello d'oro di Giasone e compagni fosse rappresentato dalla conquista di questo o di quel volume per arricchire la nostra personale isola del tesoro, la biblioteca, appunto, cioè ciascuno di noi ove rifugiarsi la sera. Passo subito la parola a Silvio.